Il 30 giugno 2021 il Consiglio Comunale di Biella ha approvato il protocollo d'intesa per la valorizzazione della Conca d'Europa e la realizzazione degli interventi di revisione generale della funivia, con il quale si stabiliva che il Comune avrebbe acquisito il diritto di superficie degli impianti funivie di Europa sulla porzione dei terreni su cui insistono i piloni della linea di collegamento della funivia e sulle stazioni di partenza e arrivo. È passato più di un anno e nel corso del primo semestre 2022 due dei tre dipendenti delle funivie d'Europa hanno dato le dimissioni dopo anni di servizio. Dato il perdurare dell'incertezza sui tempi di chiusura e la mancanza di un'occupazione alternativa nell'ambito della fondazione funivie che garantisse loro uno stipendio. Essi erano i soli in grado di far funzionare gli impianti di risalita e di guidare il macchinario per la battitura delle piste Busancano e Gendarme. Inoltre la gestrice del bar delle funivie ha disdetto il contratto di locazione. La decisione di lasciare la gestione del bar dopo 8 anni è stata presa principalmente per due ragioni. La prima è sicuramente la riduzione drastica della clientela, in seguito alla chiusura dell'impianto e alla mancanza di qualunque iniziativa messa in campo sia da parte dell'attuale amministrazione della Fondazione Funivie sia da parte del Comune di Biella, che richiamasse nella Conca d'Europa turisti ed escursionisti. Inoltre, essendo mancata la manutenzione, è stato spento il montacarichi, che dal piano strada permette anche persone con disabilità di salire al piano del bar. La chiusura anche del Savoia e della Capanna Renata e gli indubbi limiti di disponibilità del rifugio Rosazza, unitamente all'assenza di informazioni sullo stato degli impianti a fune delle ferrate della zona, mettono in palese difficoltà i camminatori, soprattutto stranieri, e disincentivano la permanenza e la frequentazione della Conca d'Europa. Inoltre la chiusura prolungata delle funivie mette in grave difficoltà anche il rifugio Coda e il rifugio della Barma, non solo per l'approvvigionamento dei beni di prima necessità, ma soprattutto per il mancato arrivo in quota di escursionisti clienti. Un altro dei tanti problemi è anche il tetto della stazione a valle della Cestovia del Camino, che è stato parzialmente divelto dal vento e mai ripristinato. Le cabine non sono state smontate nei mesi di chiusura, con il loro conseguente deterioramento, e non è stata fatta la manutenzione. Viste tutte queste chiusure, il gruppo consigliare del PD interroga il sindaco e l'assessore per sapere come e quando verranno fatti i lavori necessari per la manutenzione straordinaria delle funivie di Europa e soprattutto come verrà valorizzata la Conca d'Europa.